Aspetta, se voglio vedere. Sei già online o... No, ma adesso chiamo Moreno. Aspetta, voglio far vedere una cosa. Moreno! Secondo me hai messo su un pezzo cantato da me, probabile. Un disco. Ma sta andando qualcosa fuori? Sì, 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 insomma. Sta la musica. Però sta andando ancora la musica. Invece doveva andare la pubblicità adesso. No, c'è, esatto. Ah, sta andando JX? Non ci doveva andare la pubblicità? Vabbè, è successo? No. Sì. Ciaccio live show. Ma così ti lamenti? No, io non mi lamento, ti chiedo, va bene così? Sono le 4, a parte la pubblicità. E quindi? E quindi fra... dunque, quant'è? Non è che facciamo la prima riunione che finisce a rissa? Dimmelo. Dai, dai, dimmi il giorno che facciamo la prima riunione. Ma tanto Luca viene mai. Ma io capì, però non si mica sì. Non è colpa sua. Lo so, ma di qualcuno è colpa, però. Te lo dico io. È colpa la mia, sai perché? Perché sto vendendo molta pubblicità. Quindi c'è molta pubblicità. Invece. Ma gli altri però gli va tutto bene. Ma no, non è vero che gli altri va tutto bene. Sono stato alla Fursena, lo conosci quello della Fursena? Quanto manca andare in onda? 47 secondi? Manca, ti lamenti, poi non è che mi lamento, è che non voglio più sentire nessuno che dice 55. Sei 55 devi mollare. Vedi allora. Ne molla. Vado, 12:99. Buongiorno a tutti, siamo in diretta qua da Punto Radio, anche con gli amici di Titolo TV. Fra pochissimo entriamo live, qui con me c'è DJ Maurizio Cubellini, ve lo presento, poi c'è Barbara Truzzi e Laura Spimpolo, state con noi. Ciao. 6, 20, 83. Ah, you eat well. Yeah, ma bella, yeah. Sì, cioè, questo qui. Io, ma bella. Parlare con la pubblicità. Parlare sopra la pubblicità, no? Stai facendo la prova? No, no, adesso sì, parlavo con... No, ma secondo te. Non ho fatto i microfoni, parlavo per loro. Siamo in diretta. Oh, vieni qua. Vai davanti alla telecamera. Esatto, Airbus. Grazie amici di Titolo, scusate, è uscito così. No. Ok, ci siamo. Devi dirlo lui. Buongiorno a tutti, siamo in diretta. Avete la curiosità? Io non so. No. Fate un po' per uno. Ma intanto. Ragazzi di Titolo, siamo in diretta su Punto Radio, la famosa radio che è stata istituita e costruita e creata e inventata e indovinata da Vasco Rossi nel 1975. A tutt'oggi sono passati già quei 40 e passa anni, ma siamo ancora qua. Siamo qua per raccontare e dire musica a tutto il mondo, soprattutto per darvi anche delle emozioni. Ciao, belli. Arriva un po' di musica. Sto scherzando, sono dei cani. È vero, sono le luci. Siamo così, guarda. Adesso entro su, apri il microfono. Ma te l'ho visto dopo alta? Guarda, Harry, tieni, dai. Guarda, sento tutto io. Non c'è niente. Guarda, si sente. Sì, buongiorno a tutti ragazzi, bentrovati, questa è Madonna, qui con me c'è, vi presento subito lo studio, chi ci guarda al canale 197 digitale già vede tutto, vi presento lo studio, DJ Maurizio Gubellini, il Gube, qua con noi, bravo, benvenuto, e poi abbiamo la nostra multitasking, Barbara Truzzi, è veramente brava e preparata su molte cose, insegna anche a cantare, insegna a respirare, suona la batteria tipo Mignatti.
a questa slega, uguale. Poi fa l'attrice, è un artista. Poi, a proposito di artisti, abbiamo un'attrice oggi, un'attrice delle nostre parti, Laura Spimpolo, che... Buonasera a tutti! Ciao Laura, benvenuti, bravi! Un applauso a tutti! Ma udite, siamo anche in diretta, voi non lo vedete da caso, dalla macchina, non ci sentite, siamo in diretta con gli amici di Titolo TV che salutiamo, ciao ragazzi, con Donato Bianco in regia e tutti quelli che ci stanno seguendo da titolotv.it. Oggi, se fino ad oggi avete visto delle cose abbastanza normali, da oggi non si sa, perché fra un po' io qui salto qua sopra ed è un macello. Caro Google, allora, com'è andata la serata incredibile di sabato scorso? Com'è andata? Fammi sapere, voglio sentire, com'è andata? Ah, direi che è andata molto bene, oltre le aspettative, eravamo strapieni, c'è stata una grandissima accoglienza ad Alan Sorrenti quando è uscito sul palco, però ovviamente la serata non è stata solo improntata su di lui, perché insomma c'eravamo anche io, Masi e Malaisi musicalmente, abbiamo diciamo spaziato per tutto quello che riguarda il periodo anni 70-80 e siamo anche finiti negli anni 90, perché quest'anno il sabato, come abbiamo detto già in passato, non ci limitiamo solo al ventennio degli anni 70-80, ma dopo una certa ora, dopo le due diciamo, nell'ultima parte della serata, suoniamo anche cose della prima house music degli anni 90. Degli anni 90, ma a proposito di prima house music... Io andrei a far sentire un pezzo. Io voglio far sentire un pezzo. Cioè, già voglio. Te vuoi sentire un pezzo cattivo così? Io voglio prima mettere il pezzo senza annunciarlo. Vuoi te? E poi io lo metto. Come vuoi. Vediamo un po' cosa succede. Dopo facciamo anche due chiacchiere con le ragazze. Ecco, vi voglio far sentire questa cosina qui, fine anni 80. Inizio anni 80. Questo è dell'83. 83? Questo è proprio l'inizio anni 80. Inizio anni 80. Vabbè, allora noi non ci parliamo neanche più sopra. Ve la facciamo ascoltare. Diciamo che viene dai beat. Dai beat. Senti. E te l'ho passato perché ieri era altissima. Come non senti quasi niente? Non senti niente? Non volevo esagerare? No, adesso senti. Grazie, ieri non ho letto i messaggi, non ho detto neanche il numero, c'erano 6 o 7 WhatsApp ieri, c'era anche un vocale, no, li vedo sì, quelli di ieri sì, ma poi spuccano da lì, era più caldo. Allora, amici di Titolo TV, noi a Bologna, voi so che ci seguite un po' da tutta Italia, noi a Bologna abbiamo fatto, lui ha fatto delle serate incredibili, sabato scorso c'era Alan Sorrenti con i Figli delle Stelle e non solo, e sabato prossimo ci sarà appunto 27 ottobre ci sarà arriviamo, non mi viene fatto, non ha amministrazione, guarda, tutto normale, è la diretta, è bello. Per sentire questo è tutto giusto. Ah, questo. Stavi raccontando a... Grazie, tutto bene. Adesso torna, ragazzi. Questa è la conciatura preferita di Enrico. Allora, qua ci troviamo con People from Ibiza del mitico Sandy Martin, che tra l'altro l'altra sera, mercoledì scorso, eravamo qua a Bologna insieme al Google, io e il Google, che ci siamo trovati praticamente con lui per raccontare un po' di cose. Era qui per una festa privata. Esatto, era qui per una festa privata e abbiamo fatto due chiacchiere con lui, scusate il bulbo per quelli che ci sono, però mi sta così con le cuffie, sembra che mi sono fatto un carré, ma in realtà è una roba che non si può guardare. Detto questo, intanto che mi voglio provare a fare un po' una diretta Instagram, adesso che l'ho scoperta, prima di fare la diretta Instagram voglio mettere una canzone in questo momento, perché siccome che oggi
esattamente oggi, 5 ottobre 1947, nasce Brian Johnson, noto al mondo per essere il cantante di chi? Di chi? Di chi? Degli ACDC, degli ACDC. Dopo aver militato in svariate band e cover band, la sua vita cambia esattamente nell'aprile del 1980, quando entra ufficialmente a far parte della band fondata dai fratelli Young in sostituzione di Bon Scott, morto nel febbraio dello stesso anno. Il ruolo del cantante del gruppo, non lo sapevo tutte queste cose, fu un compito assai impegnativo per Johnson, ma senza ombra di dubbio la band ritrovò immediatamente la strada del successo, come testimoniato dal celebre album Black in Black, ricordato come uno dei migliori lavori hard rock di tutti i tempi, uno degli album più venduti di sempre. Secondo ragazzi, me, ha finito di leggere il gobbo. Ho finito di leggere il gobbo e mi è venuta la gomma. Però facciamo parlare un attimo loro, dai. Senti che bello, guardate sul canale 196 di digitale, vi metto anche il video, spacca. Com'è? Oh, com'è? Bellissimo. Essere su quel palco? Eh? Che storia è? Ogni tanto ti voglio la batteria. Io sto video me lo guardo. Ecco la batteria là, io che mi giro per il palco e saluto la gente così. Senza cantare. Ciao. E chi canta? Ciao. Cantavamo. Improvvisiamo qualcosa. Stasera io verso mezzanotte arrivo. Io devo fare, devo andare a giocare io, poi devo andare, che gioca mia figlia, la devo andare a prendere, almeno vedere l'ultimo set, poi devo lavarmi oggi, i capelli, farmi la barba, tutto. Avete capito, male. Ragazzi, cosa dovete fare? Facciamo di tutto, ragazzi, noi abbiamo il gol, guarda che roba. Cioè, non so se da casa vedete questo concerto, è un quel, ma pensa a essere all'interno di Bobby. Ma no, che meraviglia. Ma te l'hai visto anche tu, muovo, non è così, ma visto che roba. Più o meno così, più. Sei mai stato per la fine? Sei stato tu, no, no, no. Però quei due termini. Io ho guardato l'anno scorso, però i biglietti per andarci, perché volevo farli 3-4 giorni. Ah, sì, ma esatto, esatto. Cioè, già prenotato prima. Sarebbe brutto andare a fare 3 giorni di nuovo. Vero? Ah, quando lo fanno. Questo ragazzo mi sembra serio. Lui? Ah. Lui è serio. Quindi il due poli opposti. No, esatto, io lo tengo un po', se mi vede serio, lo tengo un po'. Ci riesci? Guarda che roba! Guarda che roba, cioè! Il comunque è recente questo. Sì, guarda che spettacolo! Cioè, ragazzi, andate a vedere il video degli SBC del concerto, questo video deve essere, credo, quello del 2003, credo. Il 2009 deve essere, il concerto del 2009. È uno spettacolo solo vedere quel video e ascoltiamo con la musica palentissima, mettetevi in cuffia, perché che a palla e guardate questo video che spacca. È un quel, si dice Bologna, chiedo scusa. È un quel da bar. Com'è? Ma giusto. Ah, è pazzesco, io intanto lo metto su e lo guardo. È da brivido. A questo concerto qua, che se non sbaglio è quello di Verplay. È tutto così, ma è pazzesco, cioè, una roba. Aspetta che rientriamo. Eccoci qua, eccoci qua. Vedi, all'improvviso è successo, come sempre succede, che si blocca tutto. Si è staccato un filo, qualcosa, no, si è staccato niente, si è proprio bloccato. Ma va bene così. Va bene così, stavamo dicendo appunto delle nostre cose. Voglio sentire anche da Laura, la Laura Spimpolo, ad esempio, la nostra attrice Laura Spimpolo, che cosa stai preparando? Che cosa stai facendo in questi giorni o prossimamente? Cosa hai intenzione di fare? Beh, allora, i progetti in realtà che sto portando avanti sono comunque tanti, sia a livello teatrale che qualcosina anche a livello filmico. E quindi, per esempio, collaborerò anche con Francesco Longo, sarò nel set del film Horror Clara, che gireremo in inglese, tra l'altro, quindi sarà una bella esperienza, una bella avventura. Mentre invece a livello teatrale sicuramente sto preparando un testo comunque molto impegnativo, perché è un monologo solista, nel senso sarò 1 ora e 10 da sola sul palcoscenico. Nello spettacolo Mi manca l'11, prodotto da Gaia Società, con la regia e la drammaturgia di Maria Grazia Ghetti, che debutterà il sabato 20 ottobre alle 21 al Teatro Meloncello di Bologna, in via Curiel 22. Ah, bello. Sì, è una storia molto particolare, una
un'impiegata del ministero un po' annoiata e già un po' particolare, un po' sopra le righe di suo, e che praticamente è in cerca comunque dell'amore e di nuovi contatti, e un giorno, andando a una tombola, incontrerà una persona che le cambierà praticamente la vita. Ma chiaramente non tutto sarà rose e fiori, perché è un monologo tragicomico. Cioè, un monologo tragicomico di un'ora e dieci, tu da solo sul palco. Sì, esattamente. Lo sto studiando anch'io. È vero. E quindi no, saranno praticamente tre momenti della vita di questa ragazza, che racconterà in tre momenti diversi, in tre luoghi diversi, quello che le è successo, e ruoterà tutto attorno in questi tre momenti a dei caffettini, dei caffè, lei amante di caffè, della tombola, dei numeri e dell'amore. E dell'amore. Ma dimmi una cosa, per un monologo, per farlo, sì, monologo, siccome che io, per dire, ne ho fatto uno ieri circa di 15 minuti e non me lo ricordo più, ad esempio, ma l'ho fatto perché l'ho improvvisato, nella, sì, mia testa avevo detto me lo scrivo e poi mi sono dimenticato, adesso forse fra due o tre giorni mi torna in mente, ma per farlo, quanto studi tu per farlo, insomma, quanto ci metti? Tantissimo. Tipo un anno? Tanto, sì, praticamente su un anno magari è un po' tanto, però sicuramente sei mesi, calcolando comunque che sto portando avanti anche altri progetti, quindi non riesco a dedicare tutto il tempo soltanto a questo monologo. Però sei mesi comunque in solitaria con appunto la mia regista, calcolando che era il suo monologo, quindi me l'ha ceduto, e per me è proprio una dimostrazione meravigliosa, insomma, quindi una sfida indubbiamente, ma anche una cosa bellissima. No, insomma, perché il monologo, devi sapere, Google, che io ogni tanto ne faccio qualcuno al bar e vedo che la gente scrive, no, ce l'ho, ne ho qualcuno nelle corde, a ruota libera, però no, di un però lei parla con un senso, con un senso, senso, no, cioè, quello che ho fatto ieri aveva un gran senso, sì. Quello che ho fatto ieri aveva un gran senso. Forse è un monologo. No, pensavo fosse un monologo dopo una bottiglia di vino. No, aveva un senso il monologo, poi dopo ho detto lo scrivo, poi ma sono scudetto. No, beh, poi ci sta un conto il monologo di inventiva proprio, che nasce da ispirazione estemporanea, un conto appunto avere un testo e interpretarlo con appunto una comunque regista molto molto brava e molto molto puntigliosa, per cui ho la tripla responsabilità di farlo bene per me, per chi mi viene a vedere e per lei che mi ha dato questa grande opportunità. Quindi sarà il 20 ottobre? Il sabato 20 ottobre alle 21. Va bene. Poi c'è chi va a vedere la Laura, c'è chi viene Laura in città. No, la Laura in città, esatto, Laura in città, noi siamo fuori. Noi siamo in tutti i sensi. Noi sapete che qui sono arrivate delle chiamate perse, fammi vedere. Di tutto. Come va? Vabbè, questo è un messaggio del solito nostro amico taxista che sta sempre in giro per la città. Però adesso noi andiamo in pubblicità, dopo rientriamo con della gran musica, come sempre. Qui con me c'è Gubelin DJ che mi guarda un po' così, c'è la Barbara che mi guarda un po' così. Abbiamo gli amici di Titolo TV, state con noi e non ve ne andate. Ho perso tutte le canzoni che io non ho fatto. Fino a 87 scoperchiati. Adesso per entrare. A Bologna, in piazza della Pace, è in zona stadio, di fronte alla Torre Maratona. Come capo famiglia hai il dovere di accompagnare i tuoi figli a scuola cantando a squarciagola, riempire il bagagliaio con zaini e tende per il weekend, guidare tutta la notte per goderti l'alba sul mare. Volkswagen Caddy, che famiglie da... Mi piace in questo. Fammela sentire. Oggi solo musica 80, in 70, anni 80. Un po' risicato di qualità. Aspetta, aprila. No, apri il video, ma la metto dall'inizio o c'è un po' di uno? Tra con questa? Sì, fammi cercare di un altro pezzo, però se no non ce la viaggio. 35 secondi, no, ma tanto dopo di pigli della cartella anni 80 che te li sei a memoria. Cerco un altro di 30 secondi, se abbiamo 27 secondi. Cosa sta facendo? Lo vedo strano. Santana? Sandy Martin? Ah, Camel, by Camel. Bella, bella. Aspetta, fammi entrare.
Aspetta. Aspetta, lascialo lì. No, questo. Se io la passo qua se basta anche l'altro. Sì, no, adesso perché ho messo lì, però se la vuoi passare dopo posso la americana. Guarda, facciamo un po' di video, dopo la passiamo. Ragazzi, questo è un altro pezzo anni 80. Lui è Gubellini DJ, cioè quanti anni sono? Guarda, più o meno questo periodo, 83. 83-84, questo è un pezzo dell'84. E gli amici di titolo di Google. E poi oggi siamo ancora abbastanza. Prova, oppure me lo fate all'improvviso mentre parlo, forse lo sapete. Ah, lì, io mi stavo parlando con tutti i pezzi. Non ancora accesa la diretta. Guardatevi. Se voglio fare uno di qua che si vede anche lui con la diretta là. Vabbè, però è molto recente, 1984, Alison Moyet. Ci sei, Google, siamo in diretta. Love Resurrection, anche questo qui è un pezzo del 1984, quando hai iniziato tu più o meno in quegli anni a fare DJ. 83, che poi si chiamava Disc Jockey. Certo. Ma che differenza c'è tra DJ e Disc Jockey? Nessuna, il Disc Jockey suona meglio. La prevenzione però suona meglio dire Disc Jockey. Sì, certo. Disc Jockey, chiaramente, insomma, all'epoca c'erano i dischi, no? Quindi chiaramente il Disc Jockey era colui che giocava con i dischi. Con i dischi, non siamo in camera pressurizzata, ma abbiamo aperto la finestra. È un po' come essere in aereo. Noi qui siamo vicini anche all'aeroporto, c'entra di tutto. Per quelli che sabato 20 ottobre comunque non andranno a trovare la Laura, perché magari sono in giro per la provincia, potete fare un salto al teatro di Marzabotto e così vi vedete, vi fate due ghignate, vedete. Comunque io vi consiglio di andare a vedere la Laura. Esatto, cioè, è un po' più seria la cosa. Noi siamo un po' all'inizio, chi ci sarà poi oltretutto anche Barbara Truzzi, che deve insegnarmi comunque ancora a cantare. Io sono ancora qua che... Ma non ti applichi, Enrico? No, un po' mi applico! Mi vai sempre sul falsetto. Non so, perché mi sembra più facile. Voglio dire ai ragazzi di Titolo TV che comunque se c'è qualcuno vuoi in giro per l'Italia che vuol passare da Bologna e si trova a passare di qua il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 17, che noi siamo sempre in diretta anche in streaming con .radiofm.net, potete venire su a vedere gli studios che io, mentre sono in diretta, uno alla volta, due massimo, vi posso tranquillamente ospitare. Intanto questo pezzo qui, fammi vedere. Questo ci sei di me, anche te? No! Questo no. Lo canti? Eh beh. Ah, lo canti tu?
lo mettiamo Google, lo facciamo sentire subito. Dicono. Mettiamo, lo conosci? Certo, io conosco lui, quello che l'ha, che l'ha fatto con lei, e conosco anche la canzone. Bene, diciamo di... Adesso ecco, conosco anche lei, la Barbara O'Neill. E allora andiamo a sentire questo bel pezzettino qua, bellissimo, Christian Marchi featuring Barbara O'Neill, You Loving. Sì, solo su Punto Radio. Oh, gran talento! Questa cosa sia una cosa figata, se no, sarebbe. Su, no, infatti, anche al piano, se vuoi, dipende. Ma una sera, secondo me, così, si cambia. Se c'è l'occasione, mentre te sei lì che c'è lei qua di fianco. Fammi vedere la discoteca. Anche a Ferrara, piatto bianco. Sarebbe brutta come... No? Però gli ha fatto lì, mi era con quel qua. Io ho l'elettronica. Che abbiamo fatto? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi faccio vedere chi c'è oggi. Abbiamo la bellissima attrice Laura. Poi abbiamo il mitico Ciaccio e Bellini. Posso dire a te? Mi hai detto la parolina di turno, esatto. Laura, come faccio a metterti in mezzo? Vieni, come non fa caldo, no? Che no, non fa caldo, che non capiamo la stagione. Capodanno abbiamo fatto insieme a Giulia Reghiera, la DJ. A Giulia Reghiera l'ha conosciuta qua, mi sembra, o l'ha conosciuta qua? Abbiamo fatto 2 ore e mezza in piazza per la batteria, voto. Mi sembra normale. Vedo che sono fuori come lui, ma... Hanno fatto l'ultimo dell'anno a Ferrara. Politica della condizione. All'inizio c'erano 30.000 persone. Emozionati, mi ha fatto del cazzo popolare proprio. Perché non mi può fare la diretta? Ma c'è una bella stalla. Non si può fare, non si può della commissione. Perché la wifi non va. Chi c'è qua? Allora, Roberto, Claudio, devi fare la mia parete, direi che sei. Ragazzi. Ora sei in diretta, mi dice Instagram, sono entrato in diretta anche con Instagram. Cioè, così. Abbiamo una distesa di diretta. Sì, va bene. Facciamo delle prove, salutiamo sempre gli amici di Titolo TV.it, intanto che esatto. Ovviamente il nostro DJ Gubellini Maurizio ci cerca qualche pezzo incredibile di quegli anni e vedo che insomma ce n'è una lista. Bello anche questo qui, bello. Lo buttiamo dentro subito, no? Un po' più di... Però ma non rispetto a questo, rispetto a quello che avevo per essere certo, stato certo, prima. Certo. Non rispetto no, questo... Sì, anche rivelato. Bellissima no. Cover, questa è una cover. Your Loving Arms, bellissima. Fatto veramente bene. Salutiamo Selvaggio, ciao Selvaggio. No, dicevamo appunto, allora la Spimbolo si sta preparando con questo spettacolo che appunto ci sarà il 20 ottobre. Ma cos'è che hai fatto ultimamente che tu hai visto in giro in quella? Oh beh, oddio, ne ho fatte tante. Ne ho fatte così. Tante? Sì. Hai fatto anche dei film o solo cose teatrali? No, allora, qualcosina, ho fatto anche una piccola parte in un cortometraggio di Tony Morgan a Torino, che deve comunque ancora uscire. Poi appunto lavorerò settimana prossima, fra l'altro, nell'horror di Francesco Longo Clara, che appunto sarà questo horror in inglese. E poi sto preparando questo spettacolo del Mi Manca l'11, e poi ho fatto invece anche Donne in Scena, che è dove ho diretto praticamente lo spettacolo, un varietà con tante ragazze in scena, e l'ideatore è stato Gianluca Roncato, quindi okay. Una cosa un po' diversa dal solito. Un po' diversa dal solito, invece tu Barbara non ti manca l'11, ma te ne manca l'11. No, me ne mancano dei numeri. Okay, potrei fare anche io uno spettacolo, me ne manca di roba. Ci manca il giovedì qua, ci manca il martedì. Il lunedì, cioè manca. A me mi mancano un po' di giorni. No, però posso fare una domanda alla nostra Laura? Certo. Ne approfittiamo. Che consiglio daresti ai giovani attori, aspiranti attori? Quella. Dai. Una perla. Una perla, ma allora guarda...
lo dicono tutti, però è la realtà. Comunque bisogna comunque studiare tanto, perché gli attori improvvisati purtroppo ce ne sono e ce ne saranno, però una base di teatro, di studio, quello assolutamente quindi ci vuole. Una buona scuola, ci vuole anche il talento, ci vuole la passione, ci vuole l'impegno, tanto impegno e non arrendersi mai, perché è molto difficile, c'è tanta concorrenza. Uno su mille. Never give up. Allora, intanto a proposito di Never Give Up, che non c'entra niente, torniamo a parlare di musica, per parlare sempre degli anni che a noi ci piacciono più che altri anni. Questo è un pezzo bellissimo, tra le altre cose. Oh, yes. Propongo a tutti di fermarvi e fare anche due ballatine, così come va. Allora, loro sono i Level 42, solo qua a Punto Radio in questo momento, dedicato agli amici di Titolo TV. Parim, è ovvio. State con noi. Io sono bello, sono bello, era un DJ, quindi abbiamo qualche attivo, secondo me dovrà essere 20.000 di lì. No, mi ha subito in casa tua, sa che già, 20.000, come si chiama, ma DJ? Stefano Cremoli, ma adesso non fa più DJ, adesso mio nipote che fa il DJ, che già a 18 anni già resi nel DJ. Direi che è bello, ce l'avrai anche te. Ma io avevo di più all'inizio, avevo votato 30.000, poi la patrimonio per tutti, per far parte. Perché lui poi lavorava in una radio, con tutta la radio. 30.000? 20.000. Da lui 30.000, dove di più? Due stanze. Tre pareti, più tutta la cantina con Ervinile. Tutte le pareti e in mezzo un divisorio qua di là. E poi te per trovarli ne avevi tutti scritti a occhio, no? Sapendo dove mettere le mani. Ragazzi, parliamo del mitico vinile. Esatto. Del mitico vinile. Quindi qui abbiamo Instagram, qui abbiamo Facebook. Laura, ti sei arresa? Sì, no, perché io non sono capace di farle dirette, devo imparare. Ci stiamo facendo i video. Come lo sei capace? Ma vabbè, i video. Non ci credo. Allora, ero capace. Ma i denti si sono incisi in diretta. È tagliata. Ma com'è che mi viene la cena bolognese? Ragazzi, c'è un caldo. Io mi sento viola, tanto per cambiare. Ah no, fa caldissimo, davvero. This is the love. Listen to love. No, no, va, va, è che ci sono le luci forti. E noi emaniamo calore. Abbiamo il balletto, il ciaccio balletto. Come ti metti in ciaccio? Come sarai vestito in teatro? Normale, come sempre, avrò una giacca di paillette grigia stavolta. L'altra sera ne avevo una d'oro, stavolta ne avevo una grigia, poi adesso ne compro altre due o tre, una blu, una nera, una verde. Giusto. Solo paillette. Voglio vivere in paillette. Voglio vivere in paillette con le gambe accese. Perché le gambe? Vabbè, mi è venuta più giù. Bene, bene, vedo che abbiamo trovato un altro pezzo che ne abbiamo sentito parlare in questi giorni in chat. Intanto voglio salutare Level 42, come dicevo, perché il livello 42 è più bello, Level 42. E ne parlavamo questi giorni nella chat dei Picchius, sono venuti fuori questi gruppi, questo duo, come si chiamano, Ruben? Twins. Sì, Ballet sì. Dance, vi ricordate Queens 1983? Aspetta che dobbiamo dare un attimo lì, ok, ecco, bravo, tac, chiusa. Sì, nel 1983 c'erano venuti fuori questi ragazzi, io li butterei già dentro, così, senza, facciamo proprio, come essere in diretta, facciamo due chiacchiere fra una musica e l'altra, ci parliamo un po' sopra e un po' eravate tutti sparpagliati, come dice Google, io vi ho riuniti, questo è il motto di Polvere di Stelle, eravate sparpagliati, io e noi vi abbiamo uniti, dove si ascolta musica dei tempi che furono, ma si ascolta, sì, ricordate questo quando andava? Io sono cresciuta Lambrusco e Dance. Bene, allora godetevi anche voi, se avete il prosecco è uguale. È meglio. Sono schiattato questo qua. Dai, ma quanto hanno suonato questi qua? Guarda una cosa che ti fai tanto anno. Anche sempre quelli? Infatti voglio far venire loro. Ma già con quello, boom!
Laura, vai sul capello. Laura, vai sul capello a ballare. Ballare. Ti carica Enrico, vai. Vai tu? Oddio, no. Ha deciso di far la velina lui oggi. Ok ragazzi, siamo in diretta dagli studi di Bologna. Ladies and gentlemen. Los Angeles, California. Saluto gli amici di Titolo TV. Questa è una radio normale, sono cose che succedono normalmente. Tutti no, fai tu only punto radio, perché se no dove a fare quello che fanno gli altri? Si annoiamo. Vogliono il tubo che si merita. Ma ci sarebbe un pezzo anche degli effetti. Opa! Dopo ci sarebbe anche un altro degli effetti. No. Quanto manca? 2 minuti, lasciamo andare ancora. Mica caso! Neanche uno vuole Depeche Mode. Ah, ma te lo trovo io. Vabbè, certo, trovo. Vedi? C'è qua. Gabri, Paolo, Targazzi. Miau! Siamo sempre più fuori di testa, ve lo dico. Va? Va finito, balletto? Sì, dai. Ok, boom. Ah, quella? Giochi facile tu. Enjoy of the silence, chi è? Ah, c'è però anche quella. Sì, che bello che erano questi qua. Poi entravi nella disco, sentivi il pezzo che arrivava, tutti in pista. Io ne ho perse qualcuno. Ragazzi, mi sa che bisogna andare a vedere tutti i ragazzi. Abbiamo fatto molte interviste di molta gente che non c'era. Che non si sono mai visti. Tavoli nuovi, facce nuove, vite nuove. Quindi Maurizio è una vita che prendi te. 83. Allora, 83. Devo 88, lo facevo come... No, stavamo pensando, io voglio sapere adesso da Cubellini, visto che lui è dall'83 circa che fa il DJ, sei già riuscito a contattarli, ragazzi? No, così per curiosità, sei già riuscito a contattarli? Ma diciamo che abbiamo una serie di nomi che stiamo valutando per i prossimi appuntamenti della mensile Autostra della serata Polvere di Stelle. Il prossimo, beh, lo abbiamo già confermato, già in pubblicità. Ripetiamo anche la data. Il 27 di ottobre, il party di Ibiza, e faremo la noce ibizenca e avremo come ospite Sandy Martin, che ovviamente l'isola la rappresenta meglio di ogni altro, perché ci vive dall'80. Sì. Oltretutto anche il mio paesano, Sandy Martin. Ci vive dal 1980 e quindi direi che la conosce molto bene, l'Isla Bianca. La conosce molto bene, noi andiamo in pubblicità, ci sentiamo subito dopo, entreremo senza parlare con un pezzo incredibile. Quindi state collegati con noi! So, ci sono già i 40, va. C'è un nuovo stile per la tua casa. Aspetta un attimo, fai sentire. Meccaz. Sì, lo dico anche in dialetto. Meccaz. Meccaz. Richard, la versione bolognese. Ma roba da matti. La traduciamo in bolognese. Abbiamo messo su Richard Sosman. Ragazzi, ascoltate bene. Abbiamo messo Richard Sosman. Solo a Bologna ci può essere. Non ci può essere in quest'altra città. Perché va tradotto come va tradotto. Se voi guardate su YouTube troverete anche una canzone. C'è una canzone Sosman. C'è una canzone. Fammi vedere, qui ho sta diretta qua di streaming. La spengo un attimo, okay, perché noi... ciao a tutti, salutiamo, qui c'è Google, qua con noi. Tac, vi saluto, ciao. Salutiamo anche noi qua. Ciao bimbi. Ciao. Poi secondo me mi blocca anche Instagram. Ma come funziona?
No, Instagram di solito è più buono. Ma mica tanto. C'è Lorenzo Rossi che viene bloccato tutte le mattine. Me l'ha detto lui. Manca 13 secondi, entriamo con Richard Schwarzman. Come si fa a fare la diretta solo ora? Non c'è, non è capace. Vabbè, devi farlo come posso. Sposto un po' qua. E lì c'è lo spettacolo. Gran pezzo solo su Punto Radio di pomeriggio. Come va? Richard Schwarzman, l'abbiamo lì, eh? L'abbiamo lì, come dire, ri remixare. Dove andiamo in bolognese? Partiamo da Richard Schwarzman, vamo a Ferdi Groen, eh? Abbiamo un primo pomeriggio sulla sua diretta, bella questa diretta, non sono scappati, è buono, questa diretta è si vede dai, no, voglio ripetere, salutare sempre gli amici di Titolo TV. Quello che state vedendo non è un collegamento con una casa di cura, è una radio, è tutto radio. Poi ci sono loro che sono i miei badanti, li tengono d'occhio quando finta di essere ospiti, ma in realtà quando va largo sei nativo. Quando mi allargo, loro mi sedano, ma con del sedano. Ci proviamo, ci proviamo. Ciao, Smell. Ma ti arrende. Merda, la sigaretta l'abbiamo già. Se te invece il sostro, io Richard, siamo perfetti. Richard, so smell. Frosty Beat, andiamo in Frosty Beat. Ti metti su una with you song. I wanna dance with somebody, I wanna be somebody, I wanna be somebody to love. Oggi invece parliamo di karaoke, io abbiamo fatto tre pezzi di karaoke. Possiamo farne uno? Dai, non canti anche a noi, facciamo karaoke. Karaoke, ieri abbiamo fatto questa qui. Aspetta, che la rifacciamo che la sa tutti. Allora vieni, proviamo. Esatto. Ah, è vero. Eccoci. Questa è la famosissima Richard Schwarzman. Vabbè, oggi è stata nominata così. È una canzone bellissima, in realtà Personal Jesus dei Depeche Mode, che il Gube l'ha suonato miliardi di volte. Oggi l'abbiamo rinominata. Però, visto che ultimamente chi ci segue sa che purtroppo per voi, ma si è preso la mania di fare i karaoke, visto che ci sono anche gli amici di Titolo TV che ci stanno seguendo in diretta da tutto il mondo, perché è una radio, è un giornale che comunque viene seguito, essendo online, un po' da tutti. Oggi vi beccate anche questa qua. Siete pronti? Siete pronte? Cos'è? Pronte? Cosa la facciamo? Oppala! Oppala, pronti? Oh, signor. Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi mi vendi un sorriso tu, se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su noi stava sopra, no, no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due stiamo, vabbè, ballare, cioè, ha detto basta, lasciate perdere,
si è incavolato anche YouTube, esatto. Ha detto ragazzi, ciappè, benissimo, esatto. Però stop le telefonate, anche se diciamo Google non era proprio brutta, dai. Esatto, eravamo partiti un po' bassi, è che dopo saremmo andati un po' in alto. Io vorrei mettere anche queste qui. Cosa ci metti? Permettetemi di mettere queste qui. Un altro gruppo che ha fatto cantare, ballare, saltare e sognare tutti in quegli anni, che tu avrai messo miliardi di volte. A te. È vero o no? Beh, sì. Ti piace questa parte? Sì. Mi fa impazzire. Già certo. Quando la sento entrare, poi c'era il vecchio boy che in quegli anni faceva scala. Adesso non se ne accorgerebbe nessuno. Ma in quegli anni Boy George ha sconvolto. No, guarda che adesso lo messo in studio da qualche anno, lui fa il DJ. Comunque godetevi anche questa. Do you really? Do you really wanna? Wanna? Hurt me. È bella la partenza. Adesso, che lo fa? Tu. Va bene, questo è Punto Radio. Per voi oggi, solo per voi, per gli amici di Titolo TV, questa bellissima canzone dei Culture Club. Lui che canta, Boy George. Tutto per voi. È stata perfetta. Tutto per voi. Quanti fughini da scuola! Che c'erano le prime. I primi. C'erano i primi. Che non funzionavano mai. Che non funzionavano mai. Walkie talkie. C'erano i primi walkie talkie. E poi c'era solo lo smorone che ce l'aveva. Gli altri con le radio di merda. Andavamo con le mani di seta. Le file duravano un'ora. Avevamo le music cassette con le file dentro. Se andavi su palco alla nonna, le pile che ce l'aveva sempre anche al sesso per ascoltare la radio, le prime cuffiette che si rompevano si capiva un cazzo e andava sempre solo una. E regolarmente veniva la prima, poi basta. Sono ragazzi. Se il computer oggi che fa? Il computer oggi? Fa il mio. Anche qualcuno dei tuoi amici potrebbero vedere anche degli altri. Eccolo, lui in quegli anni ha fatto scalpore perché comunque, come diciamo, come look, come moda, era un po' particolare, diciamo che un pochino. E allo stesso modo, però, sempre in quegli anni, un'altra canzone, la prima o la seconda? La seconda, ok, andiamone a sentire subito un'altra, perché ormai siamo quasi vicini, ci vedo già Riffi che è pronto per arrivarsi dietro. Ci segui la ruota. Lui ha fatto impazzire noi ragazze. Io mi ricordo l'inverno allo Swap, bellissimo, con la neve che scendeva, Dino Olimpia all'entrata insieme al Morettino, e dentro c'era sta musica a palla qua, fiocchi non solo di neve. Sono entrato perfetto anche qua. Ho detto fiocchi non solo di neve, ma anche lì c'era una fioccheria del, come se ne dicassi. Mamma mia che roba in quegli anni. Poi io mi ricordo che avevo portato un concerto in giro per il mondo, è vero, anche questo sarebbe bello, anche questo era molto figo, come 10.000.
però era, era molto fine come quelli che hanno fatto la hit mondiale, non è la hit italiana, la hit mondiale. Perché io faccio questa mondiale, questa è stata una mondiale italiana, va bene, qualcosa, magari non sono delle, sono delle comunità italiane, Canada, magari questa è stata un italiano, questa è stata un mondiale, la hit in Russia come in Brasile, no, no, questo lo vuole tutto il mondo. Quindi metto ovunque va, Maserati e la cifra, quella non è neanche tanto, come dire. Il deca non è neanche tantissimo, considera che è io ero rimasto addosso, ero rimasto addosso anche alla Gina Dilli, a quel vino che me l'aveva chiesto dalla letterata di Stato, qui, dei paesi, no? Gina Dilli è 15.000, 18.000, sono buoni venti, negli occhi 5, 18, 1.500, 2.000, Giacobatti 9.000, 10.000, dai, a fare 10-12 serate. Ma dopo se vuoi rimanere ancora un po'? Allora siamo Punto Radio, abbiamo Laura, abbiamo il Giacomo, dottore, aspetta parliamo un po' perché siamo alla fine. Eric Astley, quanti bei ricordi abbiamo tutti noi, tutti voi sicuramente che ci state seguendo anche da Titolo TV. Vi ricordate quando andavate a ballare d'estate di merda, c'ho sti capelli qua, c'è niente da fare. Va bene così, però appunto siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione. Volevo intanto ricordare alla nostra amica Laura Spimpolo che il 20 sarà appunto, io fra un po' prendo Moreno, vengo di là e finisco in rissa, perché adesso io mollo il 55. La Spimpolo, cosa farà la Spimpolo? Sarò con un monologo solista al Teatro del Meloncello in via Curie il 22, sabato 20 ottobre alle 21 con Mi manca l'11. Mi manca l'11 e forse solo l'11 a mancare, esatto. Sarebbe esatto. Detto questo, Barbara Truzzi invece con la sua esposizione di quadri, dove sei? Sei sempre là in Armani. Beh, l'esposizione di muri, sto sporcando un po' di muri. Cioè lei è quella arranzati. Che dipinge i muri. Stamattina 5.45. 5.45? Sì, sono andata a svegliare. Per essere qua prima oggi, sono andata molto presto. Questo dipinge anche i muri, fa delle cose che... Sì, sta piacendo molto, c'è cioè un bellissimo... Cioè la gente è là che mangia, lei è lì che dipinge... No, in realtà no, dai, io sono lì quando la gente non mangia. No, vabbè, comunque lei è una multiartista. Però vede... No, il live painting lo faccio spesso negli eventi, nelle feste, piace molto perché di solito col DJ. Ma la cosa pazzesca è che siamo partiti dicendo che lei suona la batteria. Sì. Poi è vero. Ho fatto mettere su un disco con Christian Marchi dove cantava lei. E poi insegna a cantare. E adesso alla disegna anche... Quindi, fa la vocal coach, la motivatrice, la insegna. D'altra parte, oh, devo insegno quello che metto in pratica. Insegna quello che metto in pratica, in più è un artista perché dipinge, fa quadri, è bravissimo. Vi lascio con una riflessione, aspetta Enrico. Dai. Lo sapete qual è l'organo del corpo che consuma più energia? Il cervello. Bravissimo. Quindi, pensavi che potessi cascare su una roba così, no? Il cervello, usiamolo bene. No. Esatto. Come diceva Totò. Usiamolo bene. Siamo uomini, vogliamo bene, caro Google, noi ci vediamo il 27. No, prima ci vediamo il 17. Sì, mercoledì 17 all'Atlantico. E poi sabato 27 al Giustra con Sandy Martin. Con Sandy Martin, wow, che sarà con noi, quindi vi consiglio di venire veramente a godere. Anzi, ma c'è ancora posto, sì. Sì, sono già iniziato dalla sera stessa di Alan Sorrenti, molti hanno prenotato già per la serata successiva, però insomma il locale è molto grande, abbiamo più di 400 posti per la cena e quindi... Datevi da fare, ottimo. Spaziate, vi lasciamo con una canzone sempre di quegli anni lì, che mi è sfuggito il titolo, non lo vedo, però io It's la faccio andare. My Life. It's My Life, gran pezzo questo qui tra l'altro, perché questa è la mia vita. Questa è proprio la mia vita, questa sì. È la sua vita, questa è la nostra vita. Ognuno di noi ha una vita più o meno con del gas, la mia va molto di gas, però va bene così. Ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana, ci vediamo in Serie TV. Saluto, ringrazio Laura Spimpolo, ringrazio Barbara Truzzi, DJ Guberini Maurizio e saluto tutti gli amici di Titolo TV, il nostro amico Donato che ogni tanto ci verrà a trovare, chi ci vuole seguire. Se qualcuno di voi vuole venire qua in radio, venite. Io vi aspetto a te, intanto. Amico, grazie a tutti. Grazie a tutti, andiamo di musica che non si scherza. E buon weekend. Sentite che bel pezzo. Bello.
Sì. Vediamo così. Ok, questo lo lascio qua, questo l'abbiamo preso.